Furettomania, un onlus che si occupa di cosa? Noi ci occupiamo di furetti a 360 gradi, quindi soprattutto di informazione, ma anche purtroppo, visti gli abbandoni, le cessioni, di farci carico di questi piccini e quindi di ricollocarli e cercare nuove famiglie. Il furetto è un animale particolare, di cosa ha bisogno e cosa bisogna fare attenzione? Allora, il furetto sì, è un animale particolare, bisogna conoscerlo, bisogna capire quali sono le loro abitudini, stabilire un rapporto che vada un attimino oltre alla classica così gestione che può esserci per un cane o per un gatto, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza della casa. È un animale molto curioso e proprio per questa caratteristica bisogna fare attenzione a eventuali pericoli che possono correre in casa e gestire la casa in modo che sia appunto una zona sicura dove possono vivere serenamente. È più impegnativo rispetto a un gatto? Secondo me non è più o meno impegnativo, è diverso, ci vogliono misure diverse, servono veterinari competenti, non più o meno, ma in modo diverso. Chi vuole avere un furetto cosa deve fare attenzione? Allora, le tre cose importanti secondo me sono la sicurezza in casa, l'alimentazione è una cosa molto importante, il furetto è un carnivoro stretto, quindi va alimentato con proteine animali, meglio ancora se carne cruda, prede intere, cose di questo tipo. E altra cosa importante è appunto il veterinario. Il veterinario deve essere una persona competente che conosce questi animali e che li sappia gestire nel modo opportuno. Non tutti purtroppo hanno questa conoscenza, quindi è importante che ci sia comunque nella zona in cui si vive un veterinario competente. L'alimentazione è fondamentale, cosa consigli? Io consiglio alimentazione con prede intere, ad esempio i miei furetti mangiano soprattutto quaglie o comunque carne bianca, dove io gli do ogni parte, quindi la parte della carne, le ossa, la pelle, le interiori, appunto per fargli avere un'alimentazione il più possibile completa. Per loro è naturale avere questa alimentazione o bisogna proprio abituarli da piccoli? Allora, alcuni vanno un po' spinti, un po' abituati, anche perché magari hanno avuto in passato un'alimentazione scorretta. Secondo me non è impossibile farlo, basta avere la volontà di farlo, seguirli nella maniera opportuna e l'alimentazione si può anche cambiare. Quindi al rifiuto bisogna insistere? Io ho sempre insistito e ho sempre ottenuto ottimi risultati. Se volesse adottare un furetto cosa deve fare? Allora, innanzitutto andare a farsi un giro sul nostro sito, noi abbiamo proprio una pagina dedicata a tutti i cuccioletti che stanno cercando casa, noi chiediamo di compilare un questionario a modo che si conosca un attimino la persona che c'è dall'altra parte e dopodiché vengono fatti dei colloqui proprio per conoscerci personalmente, per far conoscere questi animali e se tutto va bene, se tutto funziona, allora va in porto una bellissima adozione. Questo è il secondo anno che siete tutta coda, hai notato più approccio e più voglia di adottare un furetto e un animale che viene più conosciuto? Come vedi la seconda edizione? Ma allora sicuramente anche da parte dopo la prima edizione, diciamo così, abbiamo avuto un riscontro positivo. Fare informazione serve, la gente conosce questo animale, è un animale che comunque così desta molto interesse. Abbiamo anche avuto delle richieste in più facendoci conoscere, quindi delle richieste che poi siano andate più o meno a buon fine, ma comunque abbiamo avuto delle richieste in più di adozione per questi animaletti. Approcciarsi a un furetto cosa hai notato? Che sono più titubanti in cosa? Ma molti hanno idea che questi animali siano mordaci. A volte si trovano dei furetti mordaci, è vero, questo è perché hanno avuto una cattiva gestione. Non, nessun animale è irrecuperabile, cioè basta saperli gestire nel modo corretto e dopodiché insomma il furetto è un ottimo compagno di giochi. Il famoso odore? Il famoso odore è dato dal furetto, soprattutto maschio in calore, e non dalle tante dicerie che si raccontano in giro. Il furetto è un animale che, secondo me, per gestirlo in modo corretto in casa va sterilizzato. Adesso si pratica la sterilizzazione a livello chimico, che è molto meno invasiva e anche a livello così proprio della salute del furetto è ottimale.
l'odore svanisce totalmente. Certo, ha l'odore di un animale, ma se non si gestisce questa situazione, secondo me è meglio prendersi un peluche, ecco. È giusto vederlo in casa o vederlo fuori? Assolutamente in casa. Furetto è un animale che sta bene in abitazione, anzi portarlo fuori bisogna sempre avere le giuste misure a modo che non si rischi che questi piccoletti fuggano via o rischiano dei pericoli, ecco.